la misura di quel che ci manca e dunque il nostro limite ineluttabile di umani. Quel fatale e prescritto confine che ci fa essere temporali e quindi sentimentali, capaci di desiderio e di nostalgia e di speranza. Le emozioni di cui le idee e le passioni si fondono nel tempo e che gli angeli ci invidiano, come insegnano Rilke e Wim Wenders, sarà una ben temperata pedagogia della gioia e del pianto, del lutto e della felicità mentale, ad additarci una più piccola e misurata, anch'essa intaccata dal limite, armonia umana. Spaziale di che cosa sia l'armonia, non più intesa in termini solo intellettuali, ma intesa come perfetta posizione nello spazio. Perciò si parla di armonia del mondo, perché si parla del Stimmung nei confronti, per esempio, ecco, siamo in un posto bellissimo qua, nei confronti della natura. Quindi lo Stimmung sarebbe essenzialmente una posizione del corpo nello spazio e in particolar modo nello spazio naturale. Non mi troverei a mio agio a dover produrre con una scansione che è al di là del lavoro. Cioè, non mi va di farmi provocare alla produzione di immagini. O di autoprovocare. Sì, esatto. In quel senso direi autoprovocarmi, nel senso che comunque dovrei rispondere ad una richiesta di immagini. Io poi parlo di immagini proprio in senso generale, perché c'è una certa consonanza tra l'immagine verbale, cioè la capacità delle persone di generare immagine, e l'immagine artistica. No, c'è anche una capacità forse dell'immagine, in particolar modo di quella artistica, di generare senso e anche opportunità. Pensate. No? E rispetto a quella possibilità che si deve avere, si devono avere i piedi di piombo. Certo. E ognuno di noi se ne accorge nella propria pratica, quando fa un lavoro, abbiamo, mi ricordo chi era più criticato il termine funziona, no? Ma nonostante tutto, quando fai un'opera che funziona, diciamo così, generi un'immagine che funziona, più che altro innesta una funzione, insomma, innesta una funzione che anche la funzione è che quell'immagine venga ripetuta, riaffermata, ridetta da altri, forse perché l'immagine artistica effettivamente crea uno spazio, più che un tempo, crea uno spazio fisico, dentro crea un buco nella testa delle persone, sì, sì. E quel buco va colmato. È bella questa immagine che crea un buco.